ci sentiamo un po' a disagio su questo palco perché siamo abituati a stare dall'altra parte, cioè lì in mezzo a voi, solo che io sono piccolina e forse è il caso che rimango qui, così mi vedono anche i signori in bicicletta con i bambini che stanno passeggiando. Salve a tutti. Allora, io sono arrivato qui a Forlì questa mattina e insomma ho visto che è iniziata la campagna elettorale anche qui. Sono passata prima in piazza, qui in piazza Saffi c'è il banchetto di Nuovo Centrodestra e sentivo una voce, passo, c'era due casse, un teleschermo e l'audio, una voce che parlava e non c'era nessuno al banchetto. E questo è Nuovo Centrodestra, è la sintesi perfetta, sono loro, perfetto. Poi invece qui dietro c'è il banchetto del PD, aspettate, qui dietro c'è il banchetto del PD e ci sono un po' di persone che stanno dando volantini, insomma stanno facendo campagna e io vi chiedo un favore questa mattina, quando finiamo questa chiacchierata insieme dovete fare una cosa, poi la facciamo anche noi, però serve di più che lo facciate voi, andate a fargli due domande a quelli che sono lì al banchetto del PD, ok? Gli chiedete, uno, ma voi siete d'accordo che un politico che si accorda con la mafia non va in carcere? Perché questo è il loro partito, questo è il loro partito. E poi gli chiedete un'altra cosa, gli chiedete, ma voi siete d'accordo che l'eroina, la cocaina e la cannabis sono uguali? Che se io ti becco a fumare uno spinello è uguale come se ti becco a farti un buco di eroina nel braccio? Questa è nuova, ma chiedetegliela, perché lo stanno facendo adesso alla Camera dei Deputati. Noi in Commissione Giustizia, signori, abbiamo un decreto legge che modificherà il testo unico sulle droghe. Allora, il Partito Democratico, che governa con Alfano, ricordatelo, ecco, la prima domanda, quella è la prima, ma voi siete d'accordo che il PD governi con Angelino Alfano? Perché come si fa a votare un partito che governa insieme, che ha messo al ministro dell'interno, l'ha riconfermato, uno che è praticamente il servo di Silvio Berlusconi, quello che dovrebbe essere il tuo nemico, ma come fate a votare un governo così? Questa è la prima domanda, dopo gli fate le altre due. E vi dicevo, in Commissione Giustizia abbiamo questo decreto, modifica testo unico sulle droghe. Da una parte c'è l'intento buono, voi sapete abbiamo una marea di tossicodipendenti nelle carceri, sovraffollamento carcerario, noi dobbiamo un po' sfoltire perché purtroppo il tossicodipendente deve essere curato, non lasciato marcire in carcere a vita e in una cella da 3 metri per 2, ok? Quindi l'intento buono è depenalizzare le sanzioni, insomma per le pene per le droghe leggere e per il lieve spaccio. Il PD, ok, d'accordo. Poi però il PD non riesce a fare lo sforzo mentale di capire che c'è un movimento come il nostro che sulle cose buone lo sostiene. Noi sulle cose buone votiamo con loro. Quello che la gente non sa è che noi con loro ci confrontiamo tutti i giorni. Se c'è una proposta buona, che venga da NCD, che venga da SEL, che venga da PDL, cioè Forza Italia, scusate, ancora non in un anno non me ne ricordo una bella, però potrebbe succedere un bel giorno, non si sa mai. E il PD, ero distratta, sì, probabilmente, il PD, invece di fare squadra con il Movimento 5 Stelle e differenziare le sostanze, cioè noi chiediamo, scusate, il lieve spaccio di cocaina, eroina e cannabis non lo possiamo punire nello stesso modo, dobbiamo dare un messaggio alla cittadinanza che ci sono delle droghe che uccidono e delle altre che certo fa male fumare, non siamo qui a dirvi accendiamoci tutti uno spinello, scusate per gli anziani che magari mi guardano un po' così, ho un linguaggio molto diretto ma perché voglio farvi capire nel merito che cosa succede. Però dobbiamo differenziarle queste sostanze, dobbiamo punirle tutte, però in maniera diversa.
La cocaina e l'eroina non sono uguali alla cannabis, ma stiamo scherzando? La cocaina in Italia la importa l'Ndrangheta, signori. La cannabis no. Non è che lo dico io, lo dice Nicola Gratteri, che è il massimo esperto di traffico internazionale di stupefacenti in Italia, che lotta contro l'Ndrangheta ogni giorno. È venuto in commissione antimafia e ci ha detto: signori, il 99% della cocaina che arriva in questo paese la porta l'Ndrangheta. Allora, se io PD voglio fare, faccio questo decreto e invece di mettermi d'accordo con il Movimento 5 Stelle mi metto d'accordo con Alfano, perché se no mi crolla il governo. Alfano ti chiede, e Giovanardi soprattutto, Alfano cosa ti chiede? Alfano ti chiede che tutte le sostanze devono essere uguali, forse perché magari c'è qualcuno dei suoi che in Parlamento ha il bel vizietto, e c'è un video delle Iene che l'ho fatto vedere tempo fa, voi non vi ricordate, ma andatelo a cercare in rete, i parlamentari che fanno uso di cocaina in Parlamento, perché questo succede, questa gente avete mandato là mettendo la crocetta su PD, Forza Italia, Alfano e compagnia, questi rappresentanti avete. E allora, questa è sulle droghe, cioè noi eravamo d'accordo per differenziare, parte del PD d'accordo con noi, poi alla fine ti arrivano in commissione e ti dicono no, non possiamo, ma te lo dicono in faccia, no, non possiamo perché abbiamo fatto un accordo con NCD, loro cedono sulle depenalizzazioni, noi però dobbiamo cedere, dobbiamo mettere tutte le tre sostanze uguali, eroina uguale cocaina uguale cannabis, punite tutte nello stesso modo. E te lo dicono in faccia, ce lo dicono in faccia, signori. Però non lo vengono a dire a voi, a voi vi vengono a dire che ci sono le vittorie. Hanno fatto il 416 ter, hanno approvato la legge sullo scambio elettorale politico mafioso, ve l'hanno venduta come una vittoria. Ma voi, vi ho detto, andate a chiedergli a quelli del PD che sono lì al banchetto, quanti anni gli dareste al politico di carcere, al politico che si accorda con la mafia? Ditemi, quanti anni gli dareste? Voglio sentire voi. Ergastolo, 20 anni. Il governo Renzi gli dà da 4 a massimo 10 anni. E dici, vabbè dai, da 4 a 10 anni ci può stare, dai, non è così terribile. E no, c'è la sorpresina. Voi non sapete che il sistema penale italiano è congegnato proprio male. Ci sono dei benefici penitenziari in questo paese che falcidiano la certezza della pena. Se io ti do 4 anni e tu, politico, che ti sei candidato, sei incensurato, perché non è che sono così matti che ci vanno a mettere delle persone... Adesso, non esageriamo, avete ragione. No, è perché secondo la legge Severino non ci possono mettere dei condannati adesso. Perché hanno approvato la legge Severino, quella che Berlusconi non si ricordava di aver votato col governo Monti e che poi si è accorto che non si può più ricandidare proprio perché c'è la legge Severino per le condanne definitive. Quindi dei condannati, candidati sindaci non li vedrete in via definitiva, però magari ci potranno essere gli indagati, condannati in primo grado, ok. Però il politico che si accorda con la mafia e prende 4 anni non va in carcere, signori. Non ci va perché noi in Italia abbiamo il giudizio abbreviato e se tu scegli il rito abbreviato un terzo della pena ti viene tagliato e siamo già a meno un terzo. Poi hai la liberazione anticipata. Cosa dici? Solo per loro. Noi andiamo in galera, la minima cosa. Vabbè, certo, voi ovvio, cioè non vi fate vedere troppo a sventolare quelle bandiere perché vi potrebbero prendere, insomma, per disturbo della quiete pubblica, non so, qualche anno ve lo danno. Però al politico che si accorda con la mafia non vi preoccupate che gli va tutto bene. Uno, perché c'è il giudizio abbreviato. Due, perché c'è la liberazione anticipata. Sono 45 giorni di sconto di pena ogni 6 mesi. Con il decreto cancellieri, per molti reati, per fortuna non quelli di mafia, ma per molti reati, hanno aumentato lo sconto di pena a 75 giorni ogni 6 mesi. Se tu ti comporti bene, buona condotta, se tu fai qualche colloquio con l'assistente sociale e con gli educatori in carcere, tu ogni 6 mesi hai 45 giorni di sconto, adesso 75. Poi c'è la prescrizione, signori, in Italia, quello di cui vi parlava prima Vittorio, e abbiamo i processi che durano una vita, quindi la maggior parte dei processi finiscono tutti in prescrizione. Gli unici nel mondo, in Europa, gli unici che abbiamo la prescrizione siamo noi. Siamo le mani. Noi volevamo abolirla, vorremmo toglierla,
vorremmo almeno sospenderla quando c'è il rinvio a giudizio o quando c'è la condanna di primo grado, ci possiamo mettere d'accordo, però sospendiamola questa prescrizione, perché non è possibile che chi ha i soldi si piglia l'avvocato buono che gli porta avanti i processi, udienza, la rimandiamo e poi il processo finisce in prescrizione e tu non vieni punito, perché è così che si è salvato Silvio Berlusconi in questi 20 anni. Adesso abbiamo la condanna per frode fiscale, ma e non solo Berlusconi, tutti i suoi sodali, eppure tanti del Partito Democratico che voi non conoscete ma li conoscerete presto. Allora è successo questo, il politico che viene, quindi gli danno 4 anni, 5 anni in carcere, non ci andrà mai, e non ve lo dice Giulia Sarti, questa cosa che vi sto dicendo adesso ce l'ha spiegata in commissione antimafia Nicola Gratteri, c'è un video, andatevelo a vedere. Non sono cose, non siamo noi che ci inventiamo le battaglie. Se noi facciamo una battaglia e diciamo signori, teniamo le pene alte da 7 a 12 anni, non è perché ce lo siamo inventato e vogliamo andare contro al PD, non è perché siamo in campagna elettorale come dicono loro, ma è perché ci siamo consultati con dei magistrati come Nino Di Matteo, Roberto Scarpinato, Nicola Gratteri, che ci dicono signori, con quelle pene lì in carcere non ci va nessuno. Domanda mia secca in commissione antimafia a Nicola Gratteri, quante probabilità ci sono di vedere un politico in carcere se approviamo questa legge così come la vogliono il PD e Forza Italia? Poche o nessuna. La Bindi è sbiancata, c'era di fianco, lui sapete che la Bindi l'abbiamo messa a fare la presidente della commissione antimafia, figuracce a non finire, non avete un'idea, purtroppo Rosy Bindi non sa nulla di mafia e l'ha detto, non sa nulla, l'ha messo prima di essere eletta presidente, però l'abbiamo messa presidente, va bene, si impegna, ci prova, le devo dare veramente fiducia perché ci sta provando, costo zero, è sbiancata quando Gratteri ha detto così, costo nostro, perché lei dice ma io ti ho preso come consigliere, come consulente della commissione antimafia, e tu mi arrivi in commissione antimafia, la Sarti ti fa questa domanda e te mi dici così, ma sei matto? Sapete cosa ha detto Gratteri? Io dico sempre quello che penso, se non posso dire la verità e cioè quello che penso, io non parlo, così gli ha risposto. Ok? Questo Nicola Gratteri doveva essere il nostro ministro della giustizia. Quando Renzi doveva formare il governo ed è andato dal caro presidente Napolitano, è andato lì con il suo foglietto, c'era scritto ministro della giustizia Nicola Gratteri. È entrato 3 ore, perché sapete che in Costituzione c'è scritto che il governo si forma con il presidente della Repubblica. Non è così. Forse Napolitano se la dovrebbe rileggere gli articoli che disciplinano i suoi poteri, perché in questi anni mica li ha un po' dimenticati. L'età, chi dice che l'età? Che anche se i suoi anni ce li ha, continua ad essere furbo. Abbiamo festeggiato l'altro giorno i suoi 9 anni, signori, 9 anni al Colle, 9 anni al Quirinale, ma quando mai? Come hanno fatto a metterlo di nuovo al Quirinale? C'era già fatto 7 anni, gli abbiamo dato un altro mandato, ma come si fa a pensare che un presidente come lui, che ha firmato il lodo Alfano, che ha firmato tutte le leggi vergogna che si sono succedute in questi anni, come si fa a metterlo a presidente della Repubblica? Uno che ha i magistrati di Palermo che stanno indagando sui mandanti esterni alle stragi, su quello che è successo nel 92-93 quando sono scoppiati in aria Falcone, Borsellino e tutti gli uomini della scorta. Sapete cosa risponde ai magistrati di Palermo quando gli chiedono vieni a testimoniare, perché tu in quel momento nel 92 eri ministro della eri presidente della Camera, poi prima ancora era ministro dell'Interno. Quando gli hanno chiesto di venire a testimoniare, Napolitano ha detto io non ho niente da dire. Ma come ti permetti? Come ti permetti di dire io non ho niente da dire? Ma tu vai, fai un servizio per la collettività, vai a dire quello che ti ricordi di quegli anni, perché la verità sulle stragi in questo paese la dobbiamo scoprire, deve venire fuori. E però questo Napolitano si riunisce con Renzi, 3 ore di colloqui, di ragionamento, esce Renzi, ministro della giustizia non è Nicola Gratteri, è Andrea Orlando. Chi è Andrea Orlando? Lo conoscete voi? Voi conoscete il ministro della giustizia del governo Renzi? Buffone!
Lo sapete chi è? Secondo me la gente non sa chi è. L'avete mai visto? No. Noi in Commissione Giustizia non l'abbiamo ancora mai visto. Doveva venire, da quant'è che c'è il governo Renzi? Sono un paio di mesi ormai. Non è mai venuto in Commissione Giustizia alla Camera, da me e da Vittorio. Mai. Andrea Orlando era il ministro dell'ambiente nel governo Letta. L'hanno preso dall'ambiente e l'hanno spostato alla giustizia. Sì che ne sa, dice la ragazza, sì che ne sa. Ma sapete perché? Perché Nicola Gratteri, il ministro della giustizia, non lo poteva fare. Napolitano gli ha messo la crocetta sopra, non gli andava bene. Perché un magistrato che combatte l'andrangheta da 30 anni non va bene come ministro della giustizia di questo paese, per il governo Renzi e per Napolitano. Perché altrimenti avrebbe il pugno duro, il 416 ter, lo scambio elettorale politico mafioso, lo punirebbe come si deve. Non come fanno questi qua. E c'è di peggio. PD ci dice, no ma voi state dicendo delle fandonie perché noi non ci siamo accordati con nessuno. Noi abbiamo il procuratore nazionale antimafia che dice che la norma è perfetta, noi abbiamo fatto un grande passo in avanti e quindi noi abbiamo, per queste elezioni europee e amministrative, avete garantito una norma che punisce il voto di scambio. No, non è così, neanche stavolta. Il 28 gennaio di quest'anno al Senato, sapete che una legge ovviamente passa da una Camera all'altra, quindi l'estate scorsa era alla Camera, poi è arrivata in seconda lettura al Senato e il 28 gennaio il Movimento 5 Stelle e il PD hanno fatto appunto delle modifiche a quella legge, gli avevano messo le pene da 7 a 12 anni, poi avevano messo anche un'altra frase, avevano messo la punibilità per il politico che si mette a disposizione della mafia, delle cosche. Lo puniamo, non dopo che l'hanno votato, prima. Prima, nel momento ancora prima dell'accordo, se scopriamo che il politico si sta mettendo a disposizione della mafia, non aspettiamo che prenda i voti, lo prendiamo e lo processiamo. E poi punibilità da 7 a 12 anni. La Mussolini in Senato era impazzita, il PDL, che lo chiamo ancora PDL perché tanto appunto distinzione Forza Italia, Nuovo Centrodestra, non vi fate fregare, sono sempre la stessa cosa, erano impazziti. La Mussolini in aula gridava il 28 gennaio, voi siete dei pazzi, ci state mettendo nelle mani delle procure. Vero? Vero? Giusto. È ora che chi si accorda con la mafia vada a finire, vada processato e non continui a governare nelle città e nei comuni del sud come del nord. È ora. Nitto Palma, il presidente della Commissione Giustizia al Senato, è scappato. Era talmente arrabbiato che quando hanno approvato queste modifiche ha abbandonato la commissione, è fuggito, era arrabbiatissimo. Lui è un altro servo di Berlusconi, forse lo conoscete meno di Alfano, ma è bello pesante anche lui ed è il presidente della commissione giustizia al Senato. Abbandona completamente la seduta. Capite che quando succedono queste cose noi con i nostri senatori, con quelli del PD, dici cavoli, stiamo andando nella direzione giusta, stiamo facendo una cosa insieme. Noi e il PD stiamo andando nella stessa direzione. Viene approvata la legge al Senato, tutti felici, arriva da noi alla Camera. Anche noi con il PD nei primi giorni, nelle prime settimane, dobbiamo approvarla il prima possibile, Forza Italia farà opposizione, ma non ci interessa, andiamo avanti, questa legge deve passare il prima possibile. Poi arriva un giorno, me lo ricordo ancora, mercoledì 2 aprile, anzi era giovedì 3 aprile, e in Comitato dei Nove, che è proprio un organo piccolo, siamo nel Comitato dei Nove perché siamo in nove, c'è un rappresentante di ogni partito, e per il Movimento 5 Stelle c'eravamo io e Andrea Colletti in commissione. Grande. E tu, grande Andrea, e in commissione, nel questo Comitato dei Nove, il testo era già in aula, dovevamo solo dare dei pareri, serve per dare dei pareri il Comitato dei Nove. Dei pareri sulle varie modifiche che vengono presentate, quindi c'era Forza Italia, no, che aveva presentato 1000 modifiche che si chiamano emendamenti e noi eravamo lì che dovevamo solo dire contrario, 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 contrario. Però c'è un'eccezione, in Comitato dei Nove, se la maggioranza vuole,
può presentare delle sue modifiche al testo. Allora, la Presidente Ferranti, con la maggioranza del PD, hanno presentato tre modifiche. Hanno abbassato le pene, hanno tolto la punibilità del politico che si mette a disposizione della mafia e hanno tolto la parolina qualunque da altra utilità. Dopo queste tre modifiche, noi abbiamo votato e siamo stati gli unici a votare contrario, ma il nostro voto del Movimento 5 Stelle valeva quanto quello di SEL o della Lega, perché nel Comitato dei Nove tu non hai peso politico, quindi il nostro voto era uguale a quello degli altri partiti, anche se abbiamo il 25%, rappresentiamo il 25% e 9 milioni di cittadini fuori. Così ci hanno fregato. Hanno fatto queste tre modifiche in Comitato dei Nove, sono arrivati in aula e hanno cambiato il testo. Poi siamo andati a vedere, tutti felici, no, che avevano approvato questo testo cambiato, cos'era successo? La sera prima Berlusconi era andato da Napolitano. La sera prima Berlusconi era andato da Napolitano, il giorno dopo il PD ha cambiato idea e ha modificato il testo, capito cos'è successo? E Brunetta alla Camera quel giovedì 3 aprile festeggiava, hanno fatto uscire una nota sul Mattinale, che è il loro quotidianetto che si fanno passare, scritto da Renato Farina, il pazzo dei servizi segreti di anni fa. E c'era scritto vittoria sul 416 ter, Forza Italia ha portato direttamente al Colle, a Napolitano, le questioni sul 416 ter, sul voto di scambio, e le nostre proposte di modifica sono state accolte dalla maggioranza. Il PD ha preferito fare l'accordo con Forza Italia piuttosto che continuare a stare con il Movimento 5 Stelle. Questo succede in Parlamento. Grande cosa! Questo succede. Allora io... No, mi ero ripromesso che non dovevo raccontarvi quelle storie brutte, dovevo parlare di cose belle. Ve ne dico una e poi lascio la parola a loro, perché vi ho questa storia 416 ter mi fa sempre arrabbiare troppo e deve fare un po' arrabbiare anche voi, che dovete andare lì al banchetto belli carichi. Però vi dico solo una cosa bella. Noi in questo anno di Parlamento abbiamo ottenuto dei risultati immensi. Una cosa che vi può essere utile e che potete fare tutti. Adesso c'è la dichiarazione dei redditi da fare, entro il 30 di maggio. Allora, voi dovete sapere che siamo riusciti ad ottenere l'8 per 1000 per l'edilizia scolastica. L'8 per 1000 lo potete destinare all'edilizia scolastica grazie al Movimento 5 Stelle. Dovete farvi una croce, sulla voce Stato, perché non ci sarà scritto edilizia scolastica, però se voi fate una croce dove c'è scritto Stato, quei soldi poi potranno essere destinati all'edilizia scolastica. Come? Quando Daniela Voglio sarà sindaco, voi vi dovete ricordare settembre-ottobre di andare da lui e di dirgli: caro Daniele, devi fare la richiesta per destinare i fondi che noi abbiamo dato alla dichiarazione di reddito 8 per 1000 direttamente all'edilizia scolastica. Se Daniele, se tutti i sindaci fanno la richiesta, se ogni sindaco di ogni città fa la richiesta, quei soldi vengono presi e vengono destinati all'edilizia scolastica della città di Forlì. Questo abbiamo fatto, ed è stato Francesco Cariello, il nostro collega della Commissione Bilancio, che ha inserito questa modifica nella legge di stabilità. Perché il PD non ci aveva pensato? Perché il PDL non ci aveva pensato? Ci abbiamo pensato noi e l'abbiamo approvata. Io penso che voi non crediate, abbiate un po' di diffidenza con noi, perché magari pensate che non siamo in grado di governare le città. Non sapete però che nelle città dove noi abbiamo i sindaci in tutta Italia sono degli esempi di eccellenza che non si era mai vista. Sfido chiunque di voi a prendervi un comune con 846 milioni di euro di debito e in solo un anno e mezzo abbassarlo di 250 milioni di euro. Questa è Parma, questo è Federico Pizzarotti. Raccolta differenziata al 62% e sta continuando ad aumentare. Indennità dei sindaci e degli assessori tutte abbassate. Sindaco di Pomezia, il nostro, vicino nel Lazio, il primo giorno che diventa sindaco, cosa fa? Un consiglio comunale di 10 minuti. Riunisce tutti i consiglieri, si tagliano tutte le indennità,
del 70, dell'80%. 10 minuti ci hanno messo, 10 minuti, quello è stato il primo, la prima mossa che hanno fatto. Se darete la vostra fiducia, se vi informerete in questo mese e se provarete a conoscere Daniele e tutti gli altri candidati del Movimento 5 Stelle, io lo so che non avrete dubbi, perché loro non saranno da soli, loro avranno bisogno di voi. Noi non siamo soltanto dei parlamentari o dei consiglieri comunali, noi viviamo insieme a voi, siamo i vostri portavoce, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Perché siamo così forti anche e carichi quando facciamo le nostre battaglie in Parlamento, in Regione o in Comune? Perché sappiamo che dietro abbiamo milioni di persone, perché sappiamo che anche se dobbiamo stare in aula tutta la settimana, guardate, io e il mio compagno di banco è Cicchitto, quindi immaginatevi che felicità, però poi sappiamo che nel weekend possiamo tornare da voi, possiamo farci delle belle chiacchierate, possiamo ascoltarvi, possiamo sapere le vostre critiche, i vostri consigli. Questo è il Movimento 5 Stelle. Mi raccomando, le domande del PD, lascio la parola a Giuseppe e perdonate perché sono una logorroica.